Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo in queste puntate come la filosofia greca, abbia cambiato completamente l'approccio e il modo di pensare sull'uomo riguardo all'uomo. L'uomo diventa l'oggetto della filosofia e il metodo con cui la filosofia guarda l'uomo è il metodo della ragione, del pensiero. Attraverso il pensiero si cerca di trovare nella scuola ionica, la scuola che nasce attorno alla città di Mileto, si cerca di trovare l'origine dell'uomo, il perché dell'uomo, l'arché dell'uomo. Qual è la forza da cui l'uomo nasce? Qual è la forza da cui la vita nasce, da cui la realtà nasce? Qual è la forza che tiene in vita le cose, non soltanto che le fa nascere, ma che le tiene in vita? E qual è la forza che permette a loro di essere incontrabili ancora oggi? E qui tre grandi nomi che abbiamo visto nel dettaglio in puntate precedenti, quindi non vogliamo ulteriormente tediarvi, però sono assolutamente importanti da ricostruire, da rivedere, perché nella scuola ionica si dice, Talete dice, tutto parte dal fatto che noi siamo immersi nella vita, parte da un'immersione, dall'essere immersi nell'acqua, siamo immersi nella vita, la nostra vita si spiega come immersione in qualcosa di più grande, tutto è immersione. E Anassimandro di contro dice no, la nostra vita è apeiron è infinito, è nostalgia di infinito, è nostalgia del tutto. Ciò che muove la nostra vita non è il fatto di essere immersi in qualcosa, ciò che muove la nostra vita è il fatto di avere la nostalgia di qualcosa che è il tutto. E Anassimene dirà no, ciò che fa muovere la vita è il fatto che tutto è dentro un respiro più grande, a un altro che respira mentre noi respiriamo. Se noi stiamo in silenzio, possiamo ascoltare un respiro dentro di noi. E questo respiro dentro di noi è ciò che in qualche modo Anassimene chiamava l'aria, ma ciò che in qualche modo ci rende uomini. Ma allora, noi da cosa proveniamo? Proveniamo da una vita che ci precede? Proveniamo da un respiro che ci accompagna? Proveniamo da una nostalgia che ci perseguita? O forse proveniamo da tutto questo? Forse l'uomo è partecipazione di quello che viene prima, forse l'uomo è nostalgia di quello che viene dopo, ma forse l'uomo è presenza nell'eterno respiro dell'essere. Questo è quello che siamo. Oggi potremmo aver litigato, oggi potremmo aver avuto poca voglia di fare le faccende di casa, potremmo non aver studiato niente, potremmo essere stati magari persone non troppo per bene. Eppure tutti apparteniamo a una vita che ci precede, tutti respiriamo dentro un respiro che non è il nostro, perché nessuno ha scelto di iniziare a vivere, tutti abbiamo nostalgia di qualcosa di più grande e forse è per questo che abbiamo litigato e forse è per questo che potremmo anche far pace, perché nella nostalgia c'è spazio per il perdono, c'è spazio per la libertà. Parliamo degli ionici, ma in realtà parliamo di ciascuno di noi, sempre qui, sempre a Storie.